Grazie a voi, è sempre un piacere veramente avere la possibilità di collaborare con voi e con la CISL, quindi è veramente un vero piacere. Oggi appunto Israele-Palestina, le radici storiche del conflitto, un discorso oggettivo da fare è veramente molto molto complesso, perché anche le fonti e per esempio le fotografie quasi sempre riescono ad essere di parte anche in questo contesto. Partirei proprio da una fotografia, questa fotografia di due bambini che sui giornali, più diffusamente oggi come oggi, visto che ci abbeveriamo sempre di notizie sui social media, nell'ultimo mese, oggi appunto è il primo mese di guerra tra Hamas e Israele, spesso e volentieri rimbalzata questa fotografia, che da oltre 30 anni, questa fu scattata nel 1993, ha rappresentato, è diventata una sorta di simbolo di pace e a periodi alterni è spesso stata rispolverata alla luce appunto di queste nuove crisi, come appunto simbolo di pace e di unione. Lo vedete di spalle, un bambino israeliano e un bambino palestinese. Ebbene, questa fotografia è un falso storico. È un falso storico proprio dichiaratamente falso, proprio a partire dal fotografo che la scattò nel 1993, che era appunto Ricky Rose, dicendo che era un ritratto simbolico. In realtà erano due bambini israeliani, e per cercare appunto di mandare questo messaggio, appunto, a uno mise in testa la kippah, l'altro la kefiah, e quindi sostanzialmente cercò di modificare, sebbene appunto l'intento positivo era di lanciare un messaggio. La cosa che c'è dietro qual è? Che appunto questo, qualora lo considerassimo un messaggio di pace, va bene, ma una testimonianza storica successivamente questo non lo è. E dato che appunto un discorso oggettivo è veramente molto difficile da fare, per quello che stasera abbiamo deciso di tenere un approccio di carattere storico. E oggi appunto parliamo di storia, parliamo degli attori di questa storia, delle loro differenze, anche perché nell'ultimo mese ci siamo ritrovati davanti, e non solo nell'ultimo mese, ad un attore statuale, Israele, e a una serie di attori non statuali, nell'ultimo mese appunto Hamas, ma ancora prima l'OLP e Fatah, e adesso vedremo. Di storia bisogna parlare perché questo discorso deve avere innanzitutto una valenza analitica e quindi aiutarci soprattutto a comprendere ciò che succede. Talvolta la storia ha anche una funzione predittiva, cioè quindi che consente di prevedere il futuro, non appunto per fare le Cassandre o per metterci davanti a determinate idee, ma quanto perché sostanzialmente negli ultimi 30 anni, nel momento in cui si comincia una guerra, è sempre mancata una cosa fondamentale: pensare immediatamente alla fase post-conflittuale. E dato che non si pensa più a questa cosa, poi si sono generati mostri geopolitici e catastrofi sociali, così come l'Afghanistan a partire dal 2001 ci dimostra, così come la Libia ci ha dimostrato, così come l'Iraq ci dimostra. Quest'anno appunto è il 20° anniversario dell'invasione dell'Iraq e siamo ancora dinanzi ad uno Stato non pienamente compiuto. Quindi ecco, il valore predittivo della storia magari appunto dovrebbe spingere i decisori politici a cominciare a pensare immediatamente ad una fase post-conflittuale. La consapevolezza storica poi ci porta a ragionare in termini complessi, ci dovrebbe aiutare a ragionare in termini complessi e soprattutto a non dare mai nulla per scontato, proprio perché ci spinge a considerare la pluralità di fattori e tutte le cause che sostanzialmente contribuiscono a creare un problema. E di cause, di concause e di intrecci, purtroppo la questione israelo-palestinese ne è piena. Quindi parliamo di storia, ma dobbiamo parlare anche di geografia, di una particolare area del Medio Oriente. E dobbiamo parlare non di due popoli, due stati, una formula che è andata sempre per la maggiore, almeno dal 1937 in poi. Ma oggi come oggi dovremmo più correttamente parlare di due popoli, ma di tre stati, proprio perché oggi come oggi si affrontano e si confrontano tre territori tra loro profondamente differenti.
uno è lo Stato di Israele, uno è la Cisgiordania e uno appunto è la striscia di Gaza. E che cosa avviene all'interno non solo di queste tre entità territoriali, ma se allarghiamo lo sguardo all'interno del più complesso mondo medio orientale? Beh, ci troviamo dinanzi ad una guerra che perdura da diversi decenni. Ogni guerra ha il suo nome, non sempre appunto il nome corretto. C'è per esempio la guerra dei cent'anni, che in effetti dura 112 anni, solo che ovviamente sarebbe stato più scomodo chiamarla la guerra dei 112 anni, era più comodo chiamarla dei cent'anni. Oppure, per esempio, ci sono anche una serie di guerre che riguardano l'Italia, la guerra italo-turca, quando appunto andiamo a prenderci la Libia, in realtà non è scorretto chiamarla guerra italo-turca, perché noi entriamo in guerra sostanzialmente non con i turchi, ma con l'impero ottomano. C'è stata poi la guerra al terrore, quando appunto addirittura George Bush Jr. aveva lanciato, riprendendo la tematica della crociata, ovviamente facendo un danno di comunicazione enorme, ma anche politico. E poi appunto ci sono altre guerre. Putin purtroppo ha sottolineato questo aspetto, non chiamare una guerra con il suo vero nome, ma mascherarla da operazione di polizia, quasi appunto cercando di fare un'operazione politica di maquillage. E quella che scoppia il mese scorso, che cos'è? Come si chiama? C'è chi l'ha chiamata appunto guerra arabo-israeliana, guerra israelo-palestinese, guerra al terrore, l'11 settembre di Israele. Abbiamo visto che anche sui media e soprattutto sui social, anche avere la giusta e corretta denominazione di quello che sta succedendo comincia ad essere un problema che non è esclusivamente un problema semantico, ma prima di tutto un problema di carattere politico. Non è una guerra arabo-israeliana, perché non è il popolo arabo in generale ad essere in lotta con Israele. Una parte di esso sicuramente sì. Le guerre arabo-israeliane delineano e delimitano un periodo preciso della guerra, o meglio, della confusione che si crea in Medio Oriente e soprattutto della storia del Medio Oriente. E riguarda una serie di alleanze dei paesi arabi che muoveranno guerra ad Israele, soprattutto per affermare la loro egemonia della regione. E soprattutto nel periodo che sostanzialmente va dal 1948 fino agli accordi di Camp David nel 1978 e al trattato di amicizia, di pace, di amicizia, al trattato di pace tra Israele ed Egitto nel 1979, quindi questo è il periodo delle guerre arabo-israeliane, questo periodo dei palestinesi agli arabi non interessa assolutamente nulla. Ma tutta questa fase conflittuale, che vedrà l'evolversi di ben quattro guerre, la questione palestinese rimarrà sempre ai margini. Anzi, sarà appunto la questione palestinese, attraverso la creazione dell'ONP, che cercherà di entrare a pieno titolo all'interno di questa fase. E le guerre appunto arabo-israeliane cominciano con la nascita di Israele. 14 maggio 1948, David Ben-Gurion, che ai tempi era il capo dell'agenzia ebraica, proclamò lo Stato di Israele. Subito dopo, il presidente degli Stati Uniti, Truman, riconobbe immediatamente la nuova nazione, addirittura lo stesso giorno. Sarà però un riconoscimento de facto, non ancora de jure, che arriverà solo anni dopo. Il primo paese a riconoscere sia de jure che de facto l'indipendenza dello Stato di Israele è l'Unione Sovietica. Si muoverà subito Mosca per riconoscere immediatamente la creazione dello Stato di Israele, perché siamo all'interno del più ampio contesto della Guerra Fredda e quindi un ulteriore fattore a complicare le cose. E l'idea dell'Unione Sovietica qual era? Nasce lo Stato di Israele, nasce in contrapposizione, in forte contrapposizione alla Gran Bretagna. Tra l'altro appunto David Ben-Gurion aveva anche un tipo di approccio alla politica, ma soprattutto all'economia, di carattere socialista. E quindi l'Unione Sovietica, appoggiando Israele, lo vede come uno strumento essenziale e fondamentale per piantare lì la propria bandierina e per utilizzarlo nell'ambito della Guerra Fredda come un nuovo Stato che potrebbe gravitare entro l'orbita sovietica. All'indomani della proclamazione
della nascita di Israele, gli eserciti di Egitto, Siria, Transgiordania, Iraq e Libano, che avevano rifiutato la spartizione della Palestina proposta dalle Nazioni Unite nel 1947, la vedremo tra poco, si mettono insieme, si coalizzano e muovono immediatamente guerra al nuovo Stato di Israele, pensando appunto di sconfiggerlo in 448, proprio perché un neonato Stato non aveva ancora, secondo i conti sbagliati, la capacità tecnica, ma soprattutto la forza militare per resistere a questa serie di eventi, ma soprattutto alla forza di questi eserciti. Tuttavia, appunto, Israele riuscirà a tenere a botte, a sconfiggere tutti questi eserciti e uscire vincitore. C'è chi fa risalire appunto alla questione palestinese, ma soprattutto a questa diatriba tra ebrei e successivamente lo Stato di Israele e arabi al 1947, cioè appunto a quando per la prima volta l'Assemblea delle Nazioni Unite, con la risoluzione 181, per la prima volta parla di effettiva spartizione nel mantra che dicevamo prima, due popoli, due stati. In realtà così non è, bisogna appunto risalire a prima, ancora molto prima. La questione risale ancora alla Prima Guerra Mondiale, con i contenuti degli accordi tra Francia e Gran Bretagna, conosciuti appunto come gli accordi di Sykes-Picot, nel 1916, quando Francia e Gran Bretagna si spartiscono sostanzialmente il Medio Oriente, ancora a guerra aperta. Siamo nel 1916 e sostanzialmente fino alla metà del 1918 non si saprà effettivamente chi vince la guerra. Ma soprattutto i prodromi della crisi attuale sono anche da ricercarsi nella successiva dichiarazione, sempre britannica, 2 novembre 1917, che è la famosa dichiarazione di Balfour, un atto unilaterale che gli inglesi fanno nei confronti degli ebrei, con i quali l'allora ministro degli esteri, Lord Arthur Balfour, scrive questa lettera a Lord Rothschild, che è appunto il rappresentante britannico dell'organizzazione sionista, con la quale il governo di Sua Maestà Britannica vede con favore l'instaurarsi di un focolare domestico in Palestina degli ebrei. Non usa il termine nazione, né tantomeno Stato, ma anche qui torniamo ancora al lessico della politica, prima della guerra, adesso della politica. Parlano di national home, non parlano assolutamente di Stato, però con questo atto favoriscono il ritorno degli ebrei in Palestina. C'è anche una seconda parte però significativa della dichiarazione di Balfour e dice: la Gran Bretagna vedrà con favore appunto il ritorno degli ebrei in Palestina, purché una volta che gli ebrei tornano in Palestina non vadano a pregiudicare i diritti civili e religiosi delle popolazioni preesistenti. Quindi sì, potete tornare, attenzione che lì ci sono altri popoli e quindi, mi raccomando, vivete in pace e non avanzate determinate richieste. Gli ebrei cominciano a tornare e, forti anche della loro capacità economica, cominciano a comprare vastissimi appezzamenti di terreno dalle popolazioni autoctone e quindi appunto dai palestinesi. Ma ancora sempre parlando delle cause pre-1947, ci sono anche le conseguenze della fine della Prima Guerra Mondiale, della pace di Parigi del 1919, che ad un certo punto assegna alla Gran Bretagna il mandato britannico sulla Palestina. Il mandato era questo nuovo istituto giuridico previsto alla fine della Prima Guerra Mondiale, attraverso il quale le nazioni più sviluppate dovevano comportarsi come una sorta di tutor per aiutare le nazioni neonate a svilupparsi e a diventare pienamente indipendenti. Un'idea positiva in origine, ma che in realtà c'era ancora un ideale ovviamente colonialista. E la Gran Bretagna, che assume il mandato, l'assume sia appunto sulla Palestina e anche sulla parte ad est del fiume Giordano, appunto nell'emirato di Transgiordania. Sarà qui che ad un certo punto, nel 1922, proprio in base al mandato, la Gran Bretagna deciderà di dividere questi due territori. Da una parte ad ovest la Palestina
ad est l'emirato di Transgiordania e ne appunto metterà un re a lui favorevole. La questione va avanti, ovviamente 1933, sappiamo cosa succede in Germania, ascesa di Hitler, la notte dei cristalli. Ebbene, nel frattempo, dal 1917 in poi, continua sempre in maniera costante l'esodo degli ebrei verso la Palestina. E qui, ad un certo punto, gli inglesi cominciano a intuire che effettivamente ci può essere un problema anche di convivenza tra non solo arabi e ebrei, ma anche con gli stessi inglesi, perché appunto lì sono gli inglesi. E infatti in questo periodo saranno diversi gli attentati che gruppi militanti e di miliziani ebraici condurranno proprio contro la Gran Bretagna, che è la potenza mandataria. Fino a quando nel 1937 la commissione Peel comincerà per la prima volta, come vi dicevo prima, a cercare di porre una soluzione per quanto riguarda la Palestina. Ormai la Transgiordania era sistemata. Nascita di un nuovo Stato arabo indipendente, corona hascemita, e quindi lì vanno per conto loro. Da questa parte c'è il problema appunto di far convivere due gruppi etnici e due gruppi religiosi diversi. E quindi con questa commissione nel 1937 arriva a dire questo PIL ed è importante, un conflitto insopprimibile sorto tra due comunità nazionali all'interno degli stretti confini di un piccolo paese. Non esiste un terreno comune tra loro, proprio perché le loro aspirazioni nazionali, dice PIL, sono incompatibili. E quindi nessuno dei due ideali nazionali permette di combinarsi al servizio di un unico Stato. Dice, sostanzialmente abbiamo provato di tutto, un unico Stato in cui convivano ebrei e arabi, in questo caso palestinesi, non è possibile. E quindi che cosa pensa di fare la Commissione Peel? Lo vedete qui nella cartina, dividere lo Stato in due. Uno Stato arabo a sud e uno Stato ebraico a nord. Gerusalemme posto sotto il controllo britannico, perché Gerusalemme vedremo poi la valenza che ha. 1937, il 39, primo settembre, lo sapete, scoppiava la guerra, rimarrà tutto congelato, fino appunto, come vi dicevo, ad arrivare al piano di pace di partizione del 1947. 37-47 sostanzialmente non cambia nulla da un punto di vista di divisione. Cambia l'enormità del peso morale che ha ovviamente l'Europa, che ha permesso la Shoah e quindi che porterà in un certo qual modo alla nascita dello Stato di Israele. Qui appunto vedete in origine quella che doveva essere la partizione, qui ecco con dei colori che esaltano di più le divisioni territoriali, appunto si riesce a comprendere meglio. Ebbene, vedete che anche qui viene portata in Assemblea delle Nazioni Unite e chi è che vota a favore e chi è che vota contro. La ripartizione che prevedeva uno Stato arabo al 45% del territorio e uno Stato ebraico al 55%, uno dice sì, c'è anche una discrepanza, potevano fare qua 50 e 50, perché questo 45? Considerate che parte, in questo caso, dello Stato ebraico e deserto, il deserto del Negev, che ai tempi pensavano che non servisse a nulla, poi con la questione nucleare, ma questo è un altro discorso, servirà molto, ma ai tempi appunto non si vedeva. Vedete appunto chi vota contro sono tutti i paesi arabi. Per la prima volta i paesi arabi non vogliono e si impuntano anche all'interno delle Nazioni Unite a volere la partizione. Io qui quando voglio bocciare i miei studenti chiedono come mai l'Italia lì non c'è, o meglio dico l'Italia come si schiera, e allora ovviamente dicendo così che è una domanda capziosa, c'è chi dice pro, c'è chi dice contro, c'è chi dice che astiene, l'Italia non c'è perché entrerà nelle Nazioni Unite solo più avanti e quindi di solito non boccio mai, lo faccio per scherzare. Chissà come si spaventa. Cioè, quando lo dico a lezione sì, insomma, quindi ecco, non lo dico mai in sede d'esame, esatto.
Quindi vi dicevo, scoppia la prima guerra arabo-israeliana, 1948, e si comincia a spartire il territorio, o meglio Israele, forte delle vittorie, comincia a conquistare tutta una serie di territori. In questo caso, tra l'altro, Israele estende i confini incorporando la Galilea orientale, si parte ancora del deserto del Negev e una striscia di territorio proprio fino a Gerusalemme, e Gerusalemme viene occupata per la metà. Ad ogni guerra ovviamente segue sempre un armistizio. In questo caso l'armistizio riconosceva a Israele come Stato la sovranità non solo sui territori che avrebbe potuto prendere nel 1947, ma anche il pieno controllo sui territori che aveva conquistato con la guerra nel 1948. E quindi da quel 55% che ci dava un pochino fastidio passa al 78% del territorio della Palestina. Uno dice, te lo sei conquistato ma non hai mosso tu guerra, ti hanno attaccato, e quindi c'è stata questa cosa. Quindi un armistizio che va a favore di Israele. Il risultato concreto geopolitico è che appunto la Transgiordania, che poi appunto diventerà l'Emirato di Giordania, appunto non avrà più nessuna influenza nell'area, crollerà sostanzialmente la leadership giordana. Quasi subito dopo, crisi di Suez, 1956. Qui siamo in un contesto di guerra fredda, un contesto internazionale, anche perché in questa crisi entrano anche la Francia e la Gran Bretagna, però ovviamente anche in questo caso Israele, grazie alla sua forza militare, riesce a espandersi fino ai confini dell'Egitto. Seguirà poi la cosiddetta guerra dei sei giorni, questa appunto è un'immagine iconica, vedete appunto al centro dell'immagine Moshe Dayan, che nell'immaginario collettivo di me bambino, quando appunto non tanto nella guerra del 67, ma quanto alla guerra del 1973, a noi bambini ricordava appunto i pirati, quindi lo vedevamo al telegiornale in bianco e nero con questa benda, e insomma noi bambini faceva una certa immagine. È significativa perché appunto in parte a Moshe Dayan c'è Yitzhak Rabin, che ovviamente ai tempi era uno dei generali. Anche qui la guerra dei sei giorni porta tutta una serie di conseguenze importanti di carattere geopolitico. Innanzitutto un attacco preventivo da parte di Israele. Israele passa al contrattacco e non si fa più attaccare. C'era il sentore che l'Egitto e la Siria potessero attaccare, e quindi attua questa mossa preventiva. Israele sconfigge gli eserciti e conquista tutta la penisola del Sinai. Un dato importante al di là della conquista del Sinai per capire la situazione attuale qual è? È che la striscia di Gaza appunto era sotto dominazione dell'Egitto, e prima la Cisgiordania era appunto sotto la dominazione dell'Emirato appunto di Transgiordania. La guerra sei giorni è importante perché da questo momento cominceranno una serie di attività nazionalistiche e terroristiche dei palestinesi, e quindi qui la questione palestinese comincia a entrare a gamba tesa, proprio perché si comincia a pensare che ovviamente gli israeliani non faranno mai gli interessi dei palestinesi, ma soprattutto nemmeno gli stati arabi. Questo appunto è sempre l'occupazione. Anche qui seguirà un'altra risoluzione che cercherà appunto di trattare il ritorno soprattutto della penisola del Sinai, che era centrale da un punto di vista geopolitico, all'Egitto. Ma come vi dicevo, è proprio a partire dagli anni 60, esattamente nel 1964, che su iniziativa della Lega Araba nasce l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che si assume per la prima volta il compito di rappresentare il popolo palestinese, che fino a quel momento non era rappresentato. La parte appunto di Gaza era più o meno mal rappresentata dall'Egitto, così come la Cisgiordania era mal rappresentata appunto dalla Giordania. E l'OLP appunto è anche a sostegno della lotta per l'indipendenza palestinese. Inizialmente nel 1964, quando nasce, il primo segretario è un filo nasseriano appunto, che
Shukairi, e poi a partire dal 1969, lo vedete lì nella fotografia, la dirigenza, la guida, il comando viene assunto appunto da Yasser Arafat. E anche qui, dopo la guerra del 1967, all'interno dell'OLP cominciano a confluire le principali formazioni della diaspora palestinese e anche della guerriglia contro Israele. Quindi in un certo qual modo l'OLP funge da catalizzatore per tutte quelle sigle, per tutti quei gruppi che avevano cominciato militarmente a condurre una serie di attentati contro Israele. Una risoluzione importante delle Nazioni Unite è quella del 1974, quando appunto si riconosce il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione in Palestina. Quindi questo termine, che era stato appunto tanto caro al presidente Wilson con i suoi 14 punti fin dal 1919, quando vengono presentati alla pace di Parigi, e li facevano valere per tutte quelle popolazioni non turche all'interno dell'impero ottomano, che rappresentavano anche gli arabi, finalmente adesso, solo nel 74, vengono riconosciuti questi diritti di autodeterminazione anche i palestinesi. Da questo momento in poi la storia dell'OLP corre parallela alle guerre arabo-israeliane. Infatti, 1973, la guerra del Kippur, lì appunto vedete ancora Moshe Dayan, e davanti a lui, con la testa fasciata, lo riconoscerete sicuramente, è Ariel Sharon. In questo caso gli obiettivi di Israele sono chiari, cioè mantenere le terre conquistate nel 1967, non tanto per un allargamento territoriale, quanto poi per preservare una posizione negoziale ideale nei confronti degli stati arabi. Da un punto di vista invece degli arabi ci si accorge che tutte le guerre che hanno combattuto fino adesso per eliminare Israele, ebbene Israele non può essere sconfitto così facilmente. E quindi si comincia a ripensare in un certo qual modo alle relazioni che si potrebbero intessere con Israele. Non tutti in verità gli stati arabi. L'unico che comincerà a pensare a questa cosa appunto sarà l'Egitto. E come vi facevo cenno prima, a partire dagli accordi di Camp David del 1978, sponsorizzati dal presidente, lo vedete appunto, Jimmy Carter, si comincia a prefigurare un trattato di pace tra Egitto e tra Israele. Sarà appunto una svolta epocale questa all'interno del Medio Oriente. Dicevo, accordi Camp David 1978, 1979 ci sarà appunto questo trattato di pace. Per questo l'Egitto sarà espulso dalla Lega Araba, sarà ostracizzato, dagli ambienti arabi che appunto non volevano questa pace. Quindi ecco, questo è il periodo di queste quattro guerre che vanno sotto il nome di conflitto arabo-israeliano. Altra cosa è invece il conflitto israelo-palestinese. Qui gli attori sono diversi. Fino adesso abbiamo visto degli attori statuali, degli stati sovrani che si scontrano. Israele, Egitto, Siria, Iraq, Libano, stati, nazione che vanno uno contro l'altro. In questo caso siamo in presenza di un attore statuale, Israele, e di un attore non statuale, l'OLP. OLP che abbiamo visto che ruota attorno alla figura di Yasser Arafat. E l'OLP si pone come ombrello di tutta una serie di sigle, come per esempio il Fronte di Liberazione per la Palestina, o a partire dal 1970 di Settembre Nero. Il Fronte di Liberazione della Palestina fu fondato nel 1967 appunto da George Abbas e cominciò a avere dei ruoli fondamentali per tutta una serie di lotta armata, non solo nei confronti di Israele, ma anche per la prima volta nei confronti dell'Occidente. In questo caso appunto dobbiamo ricordare che anche l'Italia ad un certo punto verrà investita dal terrorismo di matrice palestinese e quindi ci sarà il primo attentato, Fiumicino, 1973,
23 morti, di cui appunto 6 italiani, in un anno molto particolare, perché appunto in quell'anno, proprio nel 1973, cominciavano sotto il governo Rumor, penso, per la prima volta appunto veniva invitato in Italia Yasser Arafat per cercare appunto di discutere la questione palestinese. Da qui appunto poi partirà il famoso Lodo Moro. Quindi Fiumicino 1973, in mezzo lo vedete, dirottamento dell'Achille Lauro da parte del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, con anche la crisi diplomatica tra il nostro governo, il governo Craxi e Ronald Reagan, fino ad arrivare appunto ancora a Fiumicino nel dicembre del 1985, ovviamente tra gli altri. Ebbene, il terrorismo qui comincia a diventare un'arma da utilizzare non solo nei confronti di Israele, ma è un tentativo per cercare di portare all'attenzione pubblica mondiale un problema di carattere locale, che è appunto quello palestinese. E è importante proprio perché nel 1968 c'è il primo dirottamento aereo che fa sì che il terrorismo moderno, meglio contemporaneo, cominci. Sempre, siamo sempre dentro noi. Questo aereo che parte da Fiumicino, che dovrebbe arrivare appunto a Lod, l'attuale appunto a Tel Aviv, ma che appunto viene preso, dirottato, viene mandato appunto ad Algeri e per la prima volta ha una copertura mediatica internazionale. E il mondo comincia a scoprire che c'è un problema in Medio Oriente che si chiama Palestina. In apparenza è all'interno della cornice più ampia dello studio del terrorismo, sembra un evento tra i tanti. Assolutamente no, è un evento politico di portata mondiale. Guardate appunto George Bush nel 1970 cosa dice. Quando dirottiamo un aereo, il risultato ottenuto è più importante di quello ottenibile attraverso l'uccisione di un centinaio di israeliani durante un combattimento. Per decine d'anni l'opinione pubblica mondiale non è stata né a favore né contro la questione palestinese, semplicemente ci ignorava. Ma adesso il mondo parla di noi. L'uso strumentale del terrorismo è per portare alla conoscenza dell'opinione pubblica mondiale della questione palestinese. È la stessa cosa che fa Hamas il mese scorso, penetrando Israele, trucidando i civili, ma improvvisamente una questione palestinese che era dimenticata da tutti, improvvisamente torna alla ribalta. E ovviamente poi tornerà anche alla ribalta, vi ricorderete sicuramente, Monaco 1972. Anche qui la conseguenza politica principale dopo le Olimpiadi di Monaco qual è? Arafat che viene invitato alle Nazioni Unite. E qui ci sarà appunto il famoso discorso. Oggi sono venuto a parlare da voi tenendo da una parte un ramoscello d'olivo e dall'altra appunto un fucile mitragliatore. Non lasciate che io faccia cadere il ramoscello d'olivo dalla mia mano. Un discorso fatto alle Nazioni Unite minaccioso. 13 novembre 1974. E poi appunto il combattimento prosegue. La prima intifada, 1987, è la grande insurrezione palestinese che nasce ufficialmente quando nasce Hamas, che viene fondato proprio nel 1987. E il suo statuto fondativo, lo vedremo brevemente tra poco, stabiliva una serie di principi molto precisi, come per esempio la conquista intera della Palestina e la distruzione di Israele. Qui lo vedremo, la distruzione di Israele non è contenuto all'interno degli articoli, ma è nel preambolo, tra poco appunto lo vediamo. Attraverso appunto Hamas si sviluppa anche la sua ala armata, come se appunto Hamas fosse un'associazione caritatevole, però appunto le brigate Al-Qassem. Un primo respiro si ha nel 1993, quindi vedete, passano gli anni, direi che passano i decenni, e la questione palestinese si trascina tra alti e bassi, dove gli alti sono i picchi di violenza e i bassi sono sostanzialmente il dimenticarsi della questione. Questa è un'immagine iconica, oggi ci appare lontana non solo nel tempo ma soprattutto dalla nostra realtà. Lo vedete, da una parte Yitzhak Rabin e dall'altra Yasser Arafat si stringono la mano dopo gli accordi di Oslo a Washington 13 settembre 1993, dietro vedete Bill Clinton.
anche qui, volendo bocciare i miei studenti, e sapete che non boccio mai, allora perché sono alla Casa Bianca e si chiamano Accordi di Oslo? Sarebbe una domanda. Proprio perché in tutta segretezza le due delegazioni volevano incontrarsi su un territorio neutro ed è appunto Oslo che mette a disposizione un boschetto al di fuori appunto della capitale dove appunto segretamente potranno incontrarsi e poi appunto a suggello delle risultanti di questi colloqui appunto saranno fatti proprio alla Casa Bianca nel settembre del 1993. Perché sono importanti? Perché è la prima volta che i due paesi si riconoscono come legittimi interlocutori. Il dialogo che cosa vuol dire? Mettere insieme due persone, io riconosco te con gli stessi miei diritti se scendo a patti con te, soprattutto se accetto di parlare con te. E soprattutto è la prima volta che i due leader si stringono la mano in pubblico. Magari l'avevano fatto nel segreto delle stanze, ma in pubblico è la prima volta. Vi dicevo appunto, mediazione degli Stati Uniti, la Norvegia che offre il suo territorio, per arrivare qui ci vuole più di un anno di mediazione, di continui. E gli accordi di Oslo rappresentano il primo accordo di pace diretto tra Palestina ed Israele. Questo ovviamente, visto che siamo in presenza di un attore non statuale, bisogna fare in modo che ci sia un'istituzione con la quale raffrontarsi da un punto di vista politico. Mi vergogno a dire queste cose a voi della CIS, che voi insomma il fatto di contrattazione ne sapete insomma qualcosa. E quindi qui ci sarà la formazione dell'autorità nazionale palestinese. Finalmente una istituzione con la quale parlare da un punto di vista politico e trattare da un punto di vista politico. Qui Shimon Peres, che ai tempi era ministro degli esteri, dirà rivolto ai palestinesi: siamo sinceri, vogliamo fare sul serio, non vogliamo interferire con le vostre vite o determinare la vostra sorte. Trasformiamo i nostri proiettili in schede elettorali, le pistole in badini. E poi appunto Peres, assieme appunto a Rabin e Arafat, ricevettero appunto il Nobel per la pace nel 1994. Questa era la mappa che seguiva appunto gli accordi di Oslo. Palestina veniva sostanzialmente divisa in tre parti, la prima area, inizialmente il 3% della Cisgiordania, che poi appunto andava a crescere, sarebbe stata appunto sottoposta sotto il controllo dell'autorità palestinese. Un'area B della Cisgiordania, in entrambe le aree appunto, sarebbe stata in parte sottoposta all'autorità palestinese, che sarebbe stata responsabile di materie come istruzione, sanità, economia. Gli israeliani invece avrebbero assunto la responsabilità della sicurezza esterna. E poi appunto un'ultima area della Cisgiordania che, secondo appunto gli accordi di Oslo, che era il 60%, sarebbe dovuta gradualmente transitare da Israele sotto il controllo palestinese. L'OLP da parte sua riconobbe il diritto di Israele ad esistere e ufficialmente rinunciò alla lotta armata. Tra l'altro appunto si sopperiva anche il discorso del grande Israele, che appunto era ancora di derivazione biblica e in un certo qual modo che non era così forte il discorso della grande Palestina, anche perché dall'altra parte ormai c'erano i Giordani. Però ecco, diciamo che queste ambiguità di carattere territoriale pan ebraico e pan palestinese, diciamo così, insomma, vennero sopite. E poi tutto ciò viene rovinato da una semplice, ovviamente, tra virgolette, passeggiata. Ariel Sharon, che nel settembre del 2000 fa questa visita sulla spianata delle moschee a Gerusalemme e scoppia una nuova ondata di rivolte, che appunto sarà conosciuta come la seconda intifada. Tra l'altro appunto questa nuova ondata di violenze porterà appunto all'assedio di Ramallah, che ai tempi era il quartier generale di Yasser Arafat. Ovviamente in mezzo la città di Gerusalemme, che appunto vedete nelle varie denominazioni. E veniamo all'oggi. Quella di oggi, che cos'è? Abbiamo visto il conflitto arabo-israeliano, che cos'è il conflitto israelo-palestinese. Oggi è il conflitto tra Israele e Hamas,
ancora una volta uno Stato sovrano, un conflitto che oppone uno Stato sovrano ad un'organizzazione terroristica, almeno appunto secondo l'Unione Europea. Quindi non è una delle guerre arabo-israeliane e non è neanche un conflitto di tutti i palestinesi contro Israele. Se volete, si può leggere come da parte israeliana di una parte della guerra al terrore che ovviamente si tinge di forti contenuti politici, come del resto tutta la dimensione del terrorismo sempre contempla. E i due contendenti cosa vogliono? Hamas, ma più in generale, diciamo, i palestinesi vogliono il loro Stato, richiesta legittima, però Hamas vuole anche la distruzione di Israele, richiesta o pretesa ovviamente illegittima. Gli israeliani cosa vogliono? Vogliono sicurezza. Sicurezza per sé, ovvero ribadire il diritto all'esistenza, ma anche sicurezza che un'eventuale classe politica palestinese, quella che oggi come oggi c'è in Cisgiordania, sia in grado di garantire ad Israele un certo grado di sicurezza. Cosa che l'ONP, che Al-Fatah, che la Cisgiordania hanno mancato. In mezzo, vi dicevo appunto, la città di Gerusalemme. Il problema principale è che di protagonisti già difficile dialogare appunto in due, Israele e palestinesi, ovviamente tutto ciò si aggrava se interviene un terzo interlocutore, in questo caso appunto Hamas. Le rappresentanze dei palestinesi si sclerotizzano su due gruppi, da una parte appunto Al-Fatah, lo vedete appunto Abu Mazen, erede in un certo qual modo politico di Yasser Arafat, che comanda e governa sulla Cisgiordania e che fa affari d'oro con lo Stato di Israele, che ad un certo punto, diciamocela tutta, nel momento in cui Israele costruisce il muro, che in Israele non si chiama muro, si chiama fence, si chiama barriera. Anche qui una volta torna ancora, vedete, come leitmotiv di questo mio incontro, il lessico. È brutto chiamarlo muro, quindi chiamiamolo barriera. Gli arabi lo chiamano il muro della vergogna. Insomma, ecco qui, the fence. Ecco, il cemento con cui è costruito il muro è anche venduto da alcune industrie palestinesi. Insomma, ecco, vedete che se sterzo un nonolente, questo vuol dire tanto. Però insomma si è instaurata un certo tipo di collaborazione tra Fatah e Israele. Ma Fatah appunto non è stato in grado di governare anche la striscia di Gaza, che a partire dalle elezioni, le uniche che ci sono state nel 2006, è finito appunto sotto Hamas, che appunto vedete è uno dei fondatori, lo sceicco Yassin. E vi dicevo appunto, il primo statuto di Hamas nasce nel 1987, lo statuto del 1988, lo vedete qui il preambolo, prendono una citazione di Hassan al-Banna, egiziano, fondatore dell'Associazione dei Fratelli Musulmani. Importante questo particolare, la storia è fatta di piccoli particolari, perché attraverso i piccoli particolari si spiegano i grandi disegni della storia. Hassan al-Banna era egiziano. La striscia di Gaza prima era sottoposta all'Egitto. Perché oggi fratello Abdallah al-Sisi non apre il varco e si prende i palestinesi? Perché Hamas è una costola dell'Associazione dei Fratelli Musulmani. E i militari egiziani sostanzialmente, sin dalla creazione dell'Associazione dei Fratelli Musulmani, al 28 in poi, li hanno sempre perseguitati, uccisi, terminati, eccetera, eccetera. Quindi anche qui vedete le interrelazioni sono molto importanti. Questa frase di Hassan al-Banna: Israele esisterà e continuerà a resistere finché l'Islam non lo annienterà, così come esso ha annientato ciò che lo precedeva. È importante che sia nel preambolo, ma non è appunto all'interno dello statuto. Certo, all'interno dello statuto poi si dice che cos'è Hamas, movimento universale, è uno degli anelli della catena della lotta contro gli invasori sionisti. Quindi noi siamo solo un elemento, ma ci sono anche altre forze che lo combattono. E poi ci sono delle citazioni coraniche. Hamas, a differenza di quello che è sempre stato Fatah, è un movimento profondamente religioso. Quando vi facevo cenno prima agli attentati che anche noi in Italia subiamo, quelli sono attentati certamente terroristici, ma di matrice nazionalista. Cioè chi va a dirottare l'aereo, chi mette la bomba, non lo fa in nome di Allah. Lo fa in nome della causa palestinese, laica di avere uno Stato. Nel momento in cui Yasser Arafat, nel 1979, il 16 settembre 1979, va in Iran, perché appunto Khomeini è appena andato al potere, Khomeini torna in Iran appunto nel febbraio del 1979, e Yasser Arafat sarà il primo leader mondiale a visitare Khomeini in Iran, Khomeini
lo accoglierà a semi braccia aperte, non è che corresse, insomma, che a Khomeini stesse particolarmente simpatico Yasser Arafat. C'è però un'immagine iconica, bellissima, di Yasser Arafat che bacia Khomeini e Khomeini che sorride. E appunto che mi occupo di Iran, penso che sia, se non l'unica, una delle rarissime fotografie in cui si vede Khomeini ridere, insomma, ecco. Però la questione qual era? L'Iran appoggerà la lotta palestinese, ma Khomeini dice a Yasser Arafat: guarda che tu sei troppo nazionalista, sei un pochino troppo comunista, sei un pochino troppo marxista. La tua lotta funzionerà solo nel momento in cui si tingerà di contenuti religiosi. Hamas adesso lo fa, ed è per quello appunto che qui cita il Corano, così come cita tutta una serie di slogan che erano propri della Fratellanza Musulmana. Nel 2017 è stato fatto un nuovo statuto. C'è un'impostazione meno netta nei confronti della eliminazione dello Stato di Israele e dei suoi abitanti, anche perché qui il nemico viene identificato nel sionismo e non più nell'ebraismo. E qui dice: Hamas non lotta contro gli ebrei perché sono ebrei, ma lotta contro i sionisti che occupano la Palestina. C'è un tentativo di smussare un po' gli angoli, ma poi appunto vediamo che sostanzialmente non succede nulla. Ecco quindi che a partire dal 2006 sostanzialmente gli interlocutori sono due: da una parte la striscia di Gaza, con appunto controllata da Fatah, e l'altra appunto controllata da Gaza. Ed ecco che appunto questa bipartizione scatenerà una serie di conflitti che vanno avanti appunto nel corso degli anni recenti, e soprattutto proprio perché all'interno della striscia di Gaza Hamas ha esteso il proprio controllo e il proprio territorio, e anche in passato, a metà degli anni 2000, ha cominciato ad attaccare in maniera abbastanza costante e continua il territorio israeliano, mai però si era spinto a violare i confini di questo territorio. E l'attacco del 7 ottobre, oltre al fatto di avere, cioè di provocare tutta una serie di morti, di fare una carteficina sicuramente esecrabile, ma dei contenuti politici molto particolari e molto importanti. Come vi dicevo prima, la prima cosa in assoluto è di riportare sulla scena mondiale la questione palestinese, che era stata completamente dimenticata. Si parla appunto degli accordi di Abramo, di quelli appunto sponsorizzati da Donald Trump. Dicevo prima, primo stato a trattare con Israele l'Egitto, 1978, si dovrà aspettare il 1994 perché un altro stato cominci a fare la pace con Israele, sarà la Giordania. Adesso cominciano gli altri stati del Golfo. Se noi andiamo a leggere i contenuti degli accordi di Abramo, che dovrebbero essere il preludio al compimento di riavvicinare l'Arabia Saudita a Israele, io non penso che questa guerra sarà una cesura netta con gli accordi di Abramo, sono solo per il momento, secondo me, posposti, ma prima o poi si arriverà anche per una pacificazione del Medio Oriente. Gli accordi di Abramo perché sono fatti? Sono fatti innanzitutto in funzione anti-iraniana, e poi sono sulla base di comuni interessi economici tra Israele e i paesi arabi. Se noi andiamo a scorrere, la questione palestinese non è minimamente toccata. Ancora una volta agli arabi della questione non importa nulla. Quindi, primo effetto che ha l'attacco del 7 ottobre è riportare all'opinione pubblica mondiale la questione, e può darsi che questa volta sia la volta buona. Creare uno Stato che è stato, non lo so, probabilmente forse un primo embrione di Stato potrebbe essere la striscia di Gaza. La Cisgiordania per il momento la vedo molto difficile, lì la vedete con gli insediamenti a macchia di leopardo. Giustamente Ariel Sharon va criticato per quello che fece a Sabra e Shatila, sicuramente. Sarà però anche lui ad un certo punto che cercherà di porre un freno ai coloni, cosa che poi appunto Netanyahu darà una accelerata. Io dico sempre che come appunto Ariel Sharon aveva usato i bulldozer contro le case dei palestinesi, ad un certo punto userà gli stessi bulldozer contro le case dei coloni. Dirà: voi qui non ci potete più stare. I coloni dicono: questa è terra mia, ma non me ne frega niente, tu da qui te ne vai perché appunto c'è un accordo di pace. Prendi il bulldozer,
rade al suolo gli insediamenti dei coloni terraci. Sarà molto difficile avere uno Stato, proprio perché lì presupporrebbe un lavoro di pacificazione nazionale che oggi come oggi, non per fare la Cassandra, e anzi di solito ho sempre una visione positiva della politica internazionale, ma oggettivamente mi pare molto, molto complicato. Certo che processi di pacificazione ce ne sono stati, basta guardare il Sudafrica, Nelson Mandela compie un vero e proprio miracolo, ma era un altro contesto. Qui sarà oggettivamente molto difficile. E soprattutto il secondo elemento del 7 ottobre qual è? È che Hamas è in grado di destrutturare il discorso ideologico che Israele fa da 85 anni. Perché lo Stato di Israele viene creato? Per dare agli ebrei un luogo sicuro. Lo Stato di Israele serve alla diaspora ebraica, qualora si senta minacciata in un determinato Stato, di avere un fazzoletto di terra, uno Stato nel quale potersi rifugiare, perché lo Stato sovrano di Israele proteggerà fino alla morte gli ebrei, in modo che non si verifichi mai più una seconda Shoah. Ebbene, Hamas, con la sua azione di penetrare in maniera appunto vile all'interno delle case dei coloni e sterminare dei civili, colpisce proprio Israele nel suo punto più alto della ideologia, dare sicurezza agli ebrei. Violando i confini viene meno questa cosa. Ovviamente qui poi c'è tutto il discorso dei leader di Hamas, qui appunto li vedete, i tre leader principali che sapete che vivono sostanzialmente nel Qatar e hanno anche una certa disponibilità economica importante, direi, nel senso che più o meno il bilancio di Hamas, secondo alcune stime, sarebbe circa di tra i 3 e i 4 miliardi di dollari. Però appunto Abu Marzouk, da ciò che emerge in questo periodo sui giornali, avrebbe un patrimonio personale di circa 3 miliardi. Khaled Meshal di 4 miliardi e Anie altrettanti di 4 miliardi. Quindi vedete, da un lato c'è uno Stato che può disporre di un bilancio significativo, 4 miliardi, per una appunto popolazione sì altamente densamente popolata, eccetera, però significativo, però appunto guardate i suoi leader che vivono all'estero di quanto appunto possano disporre. E ovviamente la guerra come si fa? Avete visto che è cominciata l'operazione di terra, un'operazione difficilissima, proprio appunto a causa di una serie di tunnel che vengono sfruttati. Ecco, questo appunto è più o meno, dovrebbe essere più o meno il sistema di tunnel che sono utilizzati. Per concludere, quali le possibili soluzioni? Ecco, appunto vi parlavo prima degli accordi di Abramo. Beh, soluzioni sono difficili e io ovviamente non posso darne, nel senso che se avessi le soluzioni probabilmente sarei premio Nobel per la pace e, a parte oggi, darei delle conferenze a 200.000 euro a volta, insomma, non... Però ovviamente che cosa si potrebbe, non dico proporre, o quantomeno prevedere. Ovviamente, come vi dicevo, oggi come oggi la questione israelo-palestinese e la questione di due popoli, chiamiamoli adesso tre stati, è ritornata nelle agende delle cancellerie internazionali. Bisognerebbe forse, e non lo dico in quanto storico, ma forse bisognerebbe volgere ancora una volta lo sguardo al passato, che significa non restituire tutto all'impero ottomano, come ad un certo punto in una battuta aveva detto Winston Churchill, quando appunto gli inglesi cominciano a subire gli attentati della Haganah, appunto di quello che sarà poi l'embrione di Israele. Churchill dirà: ma non è più semplice restituire tutto ai turchi ottomani, che almeno ci pensano loro e noi ci laviamo le mani di questa cosa? No, bisognerebbe però forse pensare, volgere lo sguardo indietro a quella che abbiamo visto prima brevemente essere la politica dei mandati. Ovviamente non la politica dei mandati del 1919, quando c'era ancora una forte componente coloniale, ma soprattutto magari una coalizione di stati, magari anche arabi, che possano cominciare ad assumersi una responsabilità nei confronti della comunità internazionale per cercare di cominciare almeno a guidare Gaza verso un'effettiva indipendenza, magari sfruttando proprio gli accordi di Abramo, quindi trasformare gli accordi di Abramo in una funzione meramente
anti-iraniana in un nuovo accordo di cooperazione che almeno possa cominciare a accompagnare una prima parte di territorio verso una indipendenza effettiva. Mi costa dirlo, ma questa sarebbe una vittoria del terrorismo, perché Hamas l'avrebbe vinta, ma preferisco pensarla in positivo, sarebbe soprattutto una vittoria per i palestinesi. E anche qui, forse, volgendosi al passato, bisognerebbe forse recuperare ciò che proprio nel 1919 veniva detto dagli ebrei, dagli arabi ai sionisti. Questa è appunto una lettera di Faisal, che era appunto il figlio di Hussein, che era il governatore della Mecca, quando ad un certo punto cominciano a interagire con i sionisti e cominciano a dire: sai cosa c'è? Noi, popoli arabi, ci è stato promesso dalla Gran Bretagna che avremo la possibilità di avere il nostro Stato arabo indipendente. Il padre era stato un po' esoso perché si era preso addirittura tutta la penisola arabica, non contando appunto che la parte centrale del Nejd non era neanche territorio ottomano, però poco importa. Il fatto era che, avendo a disposizione un così vasto territorio per fondare uno o più stati arabi, gli arabi avevano detto sì, sostanzialmente anche gli ebrei hanno diritto ad una loro patria e quindi la Palestina ve la lasciamo. E c'è questa lettera significativa di Faisal, appunto rappresentante, appunto addirittura l'erede dello Sharif della Mecca, che scrive ai sionisti, e vi leggo appunto brevemente: riteniamo che gli arabi e gli ebrei siano cugini, che abbiano subito pressioni simili nelle mani di poteri più forti di loro, e per una felice coincidenza sono stati capaci di fare il primo passo verso il raggiungimento dei loro ideali nazionali insieme. Noi arabi, in particolare quelli di maggiore cultura, guardiamo con la più profonda simpatia il movimento sionista. La nostra deputazione qui a Parigi, siamo a Parigi nel 1919, è pienamente a conoscenza delle proposte presentate dall'organizzazione sionista alla conferenza di pace e noi le consideriamo moderate e corrette. Faremo del nostro meglio, per quanto ci riguarda, per aiutarli nel metterle in atto. Augureremo agli ebrei il più cordiale benvenuto a casa. E poi con il dottor Weizmann, che appunto poi diventerà il primo presidente nel 1948 dello Stato di Israele, con il dottor Weizmann dice: abbiamo avuto e continuiamo ad avere relazioni sempre più strette. È stato un grande benefattore della nostra causa e mi auguro che gli arabi possano presto essere in grado di restituire agli ebrei qualcosa in cambio per la loro gentilezza. Stiamo lavorando insieme per un rinnovato e ravvivato Vicino Oriente e i nostri due movimenti si completano a vicenda. Il movimento ebraico è nazionale e non imperialista. Il nostro movimento è nazionale e non imperialista. E c'è spazio in Siria per entrambi. In realtà, penso che nessuna delle due cause possa avere realmente successo senza l'altra. Ecco quindi che bisognerebbe veramente, forse, ricominciare seriamente a studiare la storia. Grazie per l'attenzione.